Ciao e bentrovata sul canale. Oggi andiamo a vedere insieme un altro lip plumper, ossia quei gloss che vanno a dare un effetto leggermente pizzicoso alle labbra. In questo modo vanno a stimolare la microcircolazione e quindi a renderle più turgide e voluminose. Sono ovviamente degli effetti momentanei, quindi durano limitatamente, non è niente di definitivo. Non si vanno a sostituire a filler e ritocchini vari, però sicuramente possono essere una valida alternativa. Ne ho provati già diversi, basta vedere i precedenti video, insomma cercare un attimino, ci sono diversi lip plumper. E oggi andiamo a provare quello di Freshly, gli Hyaluronic Lip Volumizer. Questo plumping gloss, quindi questo lucido per le labbra volumizzante, ha veramente un profumo godurioso, veramente sembra quasi un succo multivitaminico. Prevale il mango tra tutti i frutti, si sente veramente tantissimo, e ha anche una buona percentuale di acido ialuronico, quindi va comunque a fare un effetto idratante e anche proprio ricompattante, diciamo, delle labbra. Quindi al di là del fatto che sia volumizer, quindi che vada a fare un effetto volume alle labbra, è anche proprio rimpolpante grazie all'acido ialuronico. Lo andiamo ad applicare. Diciamo che io alla mia veneranda età vedo che mi sta iniziando a non accedere, però insomma il labbro superiore è leggermente meno voluminoso di quello inferiore, quindi andrò ad abbondare su questo. Andiamo a sporgere. Bene bene, così vi assicuriamo un bel effetto tosto. Madonna, viene voglia di mangiarlo, vi assicuro che è uno spettacolo. Ok, come gloss è molto molto valido. Questo effetto leggermente bagnaticcio mi piace molto. Fin da subito si inizia a percepire questo leggero pizzicore, quindi si sente subito che c'è appunto questo effetto, così, come dire, molto, sì, pizzicorettoso. E perché all'interno ovviamente c'è l'estratto di peperoncino, che effettivamente in tutti i volumizzanti è quello che fa l'effetto volume, quindi che va a sollecitare il microcircolo, che gli dà appunto una bella tonificata, diciamo così, lo va a stimolare bene bene e quindi dà questo effetto più turgido alle labbra. Devo essere sincera, è leggero, non è chissà che di insopportabile. Rispetto ad altri lip plumper è più leggero, sono sincera. Però questo odore, che mamma mia, veramente quasi ricorda quasi un sorbetto, ma più che altro il succo tipo gusto ace, ecco. Gusto ace e multivitaminico, veramente perfetto per l'estate. Allora, la situazione è abbastanza uguale ancora, non vedo grosse differenze. Mi piace molto questo effetto brillante però, Sono passati circa 3 minuti e devo essere sincera, non vedo grossi cambiamenti. Le labbra sono le stesse, quindi non ci sono grossi modifiche. Il pizzicore continua ad esserci, quindi devo essere sincera, il pizzicore ancora c'è. Però se devo dire che vedo grandi differenze, no, oggettivamente no. Diciamo che da un lip plumper mi aspetterei che appunto dopo 2-3 minuti inizia a pompare sangue sulle labbra, sull'esterno, e quindi a far effetto. Invece no, effetto non pervenuto. E niente, sono trascorsi 6 minuti, leggero pizzicore ancora presente, ma non vedo cambiamenti. Quindi no, diciamo che come volumizzante anche no. Buono l'odore, valido gloss, probabilmente sì, anche idratante visto che c'è l'acido ialuronico, però come plumper non ci siamo. Spero che questa recensione sia stata utile. Sono un po' così, un po' delusa, forse avevo aspettative molto più alte,
Sì, forse sì. Però vabbè. Grazie come sempre per l'attenzione, grazie per aver visto il video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video.